Ciao a tutti! Dopo tantissimo tempo torno con un video in cui vi mostro i prodotti nuovi che mi mandano le aziende, stavolta ho Kiko e Pupa. Ad agosto la maggior parte delle aziende chiudono, quindi ecco, avevo ricevuto questo qui di Kiko e vi dico, le cose contenute in questa scatola fantastica mi piacciono da impazzire. Ho aspettato praticamente di ricevere altri prodotti prima di utilizzarli, quindi ancora non ne ho utilizzato neanche uno. Pensate un po' a voi come sto messa io. E ieri mi è arrivato un pacco da Pupa, quindi ho detto sì, finalmente ho del materiale per fare il video e potrò utilizzare questi prodotti. Quindi mi sto sbrigando a fare questo video qui in modo da poterli iniziare ad usare. Ho in stand-by un sacco di email di siti cinesi che mi vogliono mandare capi di abbigliamento. Devo trovare un attimo di tempo per mettermi lì e scegliere un po' di cose, così ricominciamo anche con questa serie di video qui. Comunque, con quanta soddisfazione vi mostro questi prodotti. Allora, oddio, non c'è o l'ho buttato, non lo so. Comunque, il comunicato stampa di. Non so come si chiami questa collezione qui. Se qualcuno può illuminarmi, gliene sarei grata. Ha un sacco di cosette fighe. Tipo, allora, già proprio le scatoline sono molto accattivanti, a mio avviso. Poi c'è questo specchiettino che loro chiamano Rebel Romantic Mirror, ovviamente. Alla confezioncina, molto chic, e c'è lo specchietto da borsa, molto chic anche questo, è tipo color oro rosato praticamente. Vabbè, uno specchiettino da borsa, però è graziosissimo, è veramente graziosissimo. Eyeshadow palette, questa qui nello specifico è la numero 02, packaging fatto così, e tornano un po' di colori più autunnali. Contouring Pencil Set. Voi calcolate in questo periodo io ho rispolverato il matitone doppio di Neve Makeup per appunto il contouring e lo sto amando. Quindi appena ho visto questo set qui ho fatto sì, che bello, capite? Proprio nel momento giusto. Cioè, il matitone praticamente lo provo, finalmente posso swatcharlo. Ecco, era quello che immaginavo. Praticamente il matitone chiaro. Sono contenta da una parte che sia così perché è diverso dall'altro. Nel senso, quello lì di Neve Makeup è opaco, cioè opaco, non ha glitterini, cose shimmer all'interno, luce, niente. È proprio tipo un correttore molto chiaro per intenderci. Questo qui invece è proprio shimmer, vedete questa parte? È proprio un illuminante vero e proprio. Questo qui marroncino invece non ha perlescenza all'interno, mi sembra. Oh sì, no, 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 non ce l'ha questo. Ovviamente sfumabile, molto morbido. La punta di quello lì chiaro è un po' più dura. Comunque li devo testare e poi vi farò sapere. Però ecco, sono contenta che quello lì chiaro sia diverso da quell'altro, in modo da poterli utilizzare proprio per scopi diversi. Tipo quello lì. Mi piace tantissimo messo qui sotto, ad esempio, diciamo non è illuminante ai livelli di quello lì di Benefit, l'eyebrow? No, 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 come si chiamava? Oddio, non mi ricordo come si chiamava quello lì, vabbè, sto facendo cilecca anche ultimamente la memoria mi sta proprio abbandonando, cioè è una cosa pazzesca. Però ecco, tipo per questa zona qui, questo luminoso mi intriga parecchio. Perché poi ultimamente sto utilizzando sempre blush senza perlescenza all'interno e quindi avere un po' di luce qui, di luminosità, mi piace. Intensity Lavish, no, oddio, è scritto piccolissimo, già non ci vedo più, forse sta al computer. Intensely Lavish. Lip pencil, che pronuncia ragazzi miei, che pronuncia, ve lo faccio leggere a voi che magari. Sì, se metti a fuoco, signora cara. Vabbè. Oddio che bella! Oh, era da un po' anche che non li rivedevo questi prodotti per non rosicare che non li stavo. Oddio! Ragazzi, è bellissima! Matita labbra meravigliosa! Automatica? No, non è automatica, scusate, sembrava automatica, giuro! Giuro, sembrava automatica! No, semplicissima matita, ma guardate quanto è bella! Oddio, no, vabbè, è un rosso meraviglioso. Questa anche soltanto lei è bellissima! No, mi sono reinnamorata. Intense, sempre intense, vabbè. Rouge à lèvres. Passiamo al rossetto.
Col francese vado un po' meglio rispetto all'inglese. Molto molto bello, qui sul lato è inciso il rossetto, ma è veramente molto bello questo. Cioè, guardate che bel colore. È proprio figo. È veramente figo. Ed è anche molto morbido, ovviamente lo devo provare sulle labbra, ma è veramente molto figo. E adesso capirete perché io stavo tipo là con gli occhi a cuore quando mi sono arrivati questi prodotti. E per finire, ombretto cremoso. Questo qui è il numero 4 ed è blu. Che bello. Voi non ci crederete, voi non ci crederete. La maggior parte delle aziende ovviamente mi inviano tipo una campionatura che però non è completa di tutti, quindi cioè ci sono un po' tutti i prodotti, però non in tutti i numeri, non in tutte le colorazioni. Intanto c'è della WhatsApp che WhatsApp. Io non so perché, forse per i miei colori scelgono di mandarmi il blu in genere, ma io sono piena, piena, piena di ombretti cremosi blu. La maggior parte delle aziende, buono un 80% delle aziende che produce ombretti in crema, mi invia il blu. E in effetti a me piace tantissimo il blu, però io queste giare un po' le odio perché avendo le unghie non riesco mai ad entrare nella confezione, quindi devo andare sempre con il pennellino. Comunque questo è l'ombretto. Oh, che figo. Vabbè, ovviamente anche questo qui da provare. Quindi ecco, sono estremamente felice di tutti quanti questi prodottini. Passiamo invece a Pupa che devo andare a prendere di là. Quindi nel frattempo metto anche un bel silenzioso al telefonino. Oddio, non ho messo il silenzioso al telefono. Ed eccoci qui, quindi scatola molto grande che mi accingo ad aprire, cercando di non farmi del male. Ok, la cicina sarà molto felice di questa scatola perché i gatti amano le scatole. Tipo Matrioska, ma ce la facciamo. Eccoci qui. Tadà, tipo Sacro Graal. Questa è la collezione Soft and Wild che io in realtà già conosco da un po'. Ho le preview. La conosco da un po' perché ovviamente dovendo realizzare i video per la Pupa nell'Academy, automaticamente, oltre ad avere i prodotti, però avevo soltanto gli smalti, perché dovevo fare ovviamente la nail art, avevo visto anche quali erano poi i trucchi, anche se non li avevo, però li avevo visti dalla cartella stampa. Andiamo a spacchettare. Non puccio tutto, se riesco qualcosa lo tengo per voi. Ovviamente quelli lì di Kiko ho dovuto pucciare tutto quanto perché cioè, era il mio sogno da un mese, quindi cioè. Allora, oddio, no, vabbè, è fighissimo. Praticamente la scatolina, cioè questa è una di quelle scatoline da non buttare. È animalier, ma c'è il velutino sulla scatola, è una figata. Duo liner e casual vamp. Da una parte ha l'eyeliner così, questo lo puccio, che è uno di quei prodotti che devo assolutamente provare. Wow! Questo da provare. E dall'altra parte ha il casual. Che figata! Che bello! Carino questo prodotto qui. Ombretti e questi qui, qualcuno ve lo tengo per voi, quindi non ve li puccio. Ecco, io già stavo dicendo, no, questo colore sarà quello lì che terrò per me. Cioè, tipo, io veramente sono proprio attratta da questi colori così, questo. Cioè, mi piacciono proprio tanto. Ok, anche gli altri prodotti hanno il vellutino qui sulla confezione. Rossetti Haim. La confezione è dorata. Questo è lo 004. No, vabbè, no, vabbè. Che meraviglia, troppo bello. 003, questo qui non lo puccio perché lo metto da parte per voi. Sono emozionata. 002. Ammiriamo il nude. Ragazzi, guardate quanto è bello questo nude. 001. È lievemente più aranciato. No, vabbè, che belli! Bellissimi questi nude qui, belli, 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 belli. Cicina di mamma! Ah, c'era anche un altro ombretto ed è un marrone tortora tipo, quasi tortora. No, un marrone caldo comunque.
un po' più scuro. Che c'è Cicina che sta miagolando? Scusate, eh. Mimi, che succede a mamma? Mamma, mi piace la mia. Ah, ecco che... No, vabbè, gli manca la parola agli animali. Ufficiale, agli animali manca la parola. Praticamente non so come ha fatto, ha riesumato credo da sotto al divano probabilmente un mio elastico per i capelli di quelli lì belli cicciotti, che lei impazzisce per quello lì, e quindi mi stava praticamente chiamando. Stava seduta sul divano così con questo laccetto davanti e mi guardava e guardava il cosino e mi guardava perché vuole che glielo lancio. È fantastica, è meravigliosa. Comunque, dove eravamo arrivati? Adesso finisco il video e poi ci gioco un po'. Ama quando gli lancio le cose, cioè proprio... Blush, e il blush questo qui è fighissimo, probabilmente l'avrete già visto in qualche preview su qualche altro canale di bellezza, di beauty. Packaging molto carino, appunto animalier. Guardate che bello dentro. Cioè, è troppo bello. È veramente bellissimo questo blush, perché poi ha anche un filo di illuminante all'interno, bello bello. Arrivo Cicina di mamma, giuro. E arriviamo agli smalti, mi tengo il pezzo forte per la fine. Vi faccio vedere ovviamente a 2 a 2, questo qui è molto simile al rossetto. Questi altri due anche sono molto simili ai invertiti, ai rossetti. Abbinare rossetto e unghie è la cosa più chic del mondo, ricordatevelo sempre. E anche questo qui è simile al rossetto, quello lì che ho deciso di mettere da parte per voi. E arriviamo quindi al pezzo forte. Tenetemi forte. Top Coat effetto animalier. Praticamente contiene glitter e questo motivo qui, proprio all'interno del top coat. Quindi si riesce semplicemente applicandolo a ricreare una nail art animalier senza fatica. Quindi cioè, se uno va di fretta, tac, metto il top coat animalier, ho fatto, cioè la nail art su animalier, che effettivamente è una figata. Comunque, con questo è tutto. Fatemi sapere quali sono i prodotti che vi incuriosiscono di più. Io ne ho veramente tanti che mi incuriosiscono. E niente, con questo è tutto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!